Mario Bravi, ex segretario regionale della CGIL. Sinistra Italiana e Job Act. Sì, io credo, lo dimostrano i fatti, che occorre una rappresentanza politica del mondo del lavoro, perché il Jobs Act ha ulteriormente precarizzato un mondo del lavoro già estremamente precario, e i dati dell'Umbria dimostrano che aver precarizzato il mondo del lavoro non solo è iniquo, ma è anche inefficace rispetto alla fuoriuscita dalla crisi, perché l'Umbria, per esempio, ha salari di oltre il 10% più bassi della media nazionale. L'aver ulteriormente precarizzato con il Jobs Act non ha assolutamente creato le condizioni, come pensano i liberisti, di fuoriuscita dalla crisi, perché i salari continuano ad essere più bassi e la crisi in Umbria continua a colpire in maniera molto rilevante: 40.000 disoccupati, 23.000 scoraggiati, oltre 10.000 cassi integrati lo dimostrano. E in più il fatto che in Umbria nei primi sei mesi del 2015 c'è stata un'esplosione dei voucher o buoni lavoro, che praticamente consentono al datore di lavoro di scaricare tutto il rischio di impresa sui lavoratori dipendenti, perché i voucher vengono utilizzati anche in settori come l'edilizia. Questo in Umbria, appunto, abbiamo assistito a un triplicare del numero dei voucher tra il 2015 e il 2013. Questo dimostra che la scelta del Jobs Act, che ha caratterizzato il governo Renzi, è una scelta sbagliata che va concretizzata, e io credo che Sinistra Italiana dovrà dare un contributo per ridare dignità e diritti al mondo del lavoro, perché una sinistra moderna che non riconosce i diritti del mondo del lavoro non è degna di questo nome. Quindi Sinistra Italiana ha questo compito importante e significativo.